a tutti, cari anime, bentornati su Quinta Dimensione Letture. Vi saluto tutti. Questo palo santo è per voi, per una vostra purificazione. Grazie a tutti gli iscritti, agli abbonati che sostengono il canale, alle anime nuove che sono qua. Grazie a tutti quanti, quelli che mi stanno ascoltando, della vostra presenza. Vi rinnovo a tutti l'invito, che è piacere iscriversi a questo canale e attivare la campanellina cliccando su tutte. Vi ricordo, andando nella descrizione del video, trovate proprio i tempi delle letture che faremo oggi. Trovate proprio il tempo così, timestamps, così andate direttamente alla lettura che vi serve. Poi abbiamo qua la tovaglietta meditazione, comunque chi vuole acquistarle io le faccio per me, ma se le può fare anche, diciamo, acquistarle, così come gli oracoli. Trovate tutto, perché ho creato anche diversi mazzi di oracoli, nella descrizione del video, va bene? Chi vuole fare invece le consulenze private, la scuola di ascensione, fare dei percorsi personali, individuali, insomma, consulenze, trattamenti energetici, ci sono tante cose. Andate appunto su quintadimensioneletture.it, sul mio sito, vedete tutto quello che c'è e poi eventualmente se non trovate qualcosa mi potete scrivere un'email e vediamo quello che si può fare, se quello che serve a voi si può fare. Va bene, care anime? Allora, partiamo. Oggi puoi scegliere, vediamo una cosa molto importante. Ovviamente è un video collettivo, ricordo a tutti questo. Non è una consulenza privata, però diciamo che da quello che mi dicono in privato ci azzecca. Però abbiamo sempre magari quel dubbio che dici: ma sarà per me anche se corrisponde al 100%? Sicuramente sì, è per te se ti corrisponde tanto. Ovviamente la certezza assoluta ce l'hai in privato, quello è poco ma sicuro. Però comunque ti serve tutto, questo è un canale di studio, se ti arriva un messaggio non è a caso, va bene? Quello che non è per te è per qualcun altro in questi video qua. Allora scegli tra la tourmalina nera, che consiglio a tutti come pietra di protezione, comunque da tenere in casa, da portare anche addosso, protegge tantissimo dalle influenze negative. Questa è una torretta, vedete, sta in piedi. Eccola qua, così. E poi abbiamo la fluorite verde, pietra più sullo spirituale, diciamo, chi vuole meditare. Questa è a forma di merkaba, vedete? Fatta come una merkaba. Quindi lettura numero 1, tourmalina nera, lettura numero 2, fluorite verde. Adesso io prendo subito il mazzo dei blocchi per vedere quale può essere questo blocco, va bene? Questo blocco che può attanagliarti. Vediamo un attimo anche le energie e ti ci metto anche un messaggio divino, che è appunto uno dei miei mazzi di oracoli. Vedete tutto nella descrizione. Vediamo allora intanto il blocco. Prendete nota perché ci sarà qualcosa da fare qua. Vediamo per la tourmalina nera il blocco. Per la fluorite verde, questa. Poi faremo un attimo il nostro diapason a 538 Hz. Ecco qua, facciamo la nostra energia intanto. Le energie, vediamo quello che c'è da sapere a livello energetico. Tormalina nera, fluorite verde. Mettiamo in ultimo il messaggio divino, che è appunto uno dei miei oracoli. Vediamo qual è il messaggio per te qui e ora, quando lo trovi. Questo video è sempre, sempre valido. Anzi, quando YouTube vi propone qualche video mio che ho fatto tempo fa, guardatelo, perché mi stanno scrivendo tantissime persone. Lo scrivono qua sotto, anche nei commenti lo scrivono, ma tanti anche in privato, che proprio risuona come fosse all'istante presente, magari fatto un anno fa, È quella che dico, la sincronicità divina. Ti arriva quando ti serve. Vediamo, messaggio perfetto adesso. Tormalina nera, fluorite verde. Eccola qua, questa è la lettura numero 1. Questa è la lettura numero 2. Fai un bel respiro. Io suono il nostro diapason a 528 Hz, energia di riparazione DNA, energia di felicità. Va bene? E scegliamo, facciamo un bel respiro, dove sono le informazioni giuste per me.
Tormalina nera, lettura numero 1. Subito partiamo. Blocco, qual è? E dov'è? Depurati. Chiedi agli angeli di rilasciare tutte le energie tossiche che potresti aver assorbito. Depurazione, quindi qui c'è da ripulirsi. Vediamo un po', ti leggo subito e poi segnati perché devi fare un esercizio qua. Allora, dice, questa carta è giunta a te perché gli angeli vedono che sei appesantito da energie inferiori. Per via della tua acuta sensibilità e della tua empatia, potresti aver assorbito questa negatività dalle paure di altre persone. Queste energie tossiche potrebbero anche avere origine da alcune tue paure del passato. A prescindere da quale sia la loro causa, i tuoi angeli vogliono aiutarti a depurare il tuo campo energetico. È una buona idea chiedere una depurazione angelica per tutte le volte in cui hai vissuto situazioni pesanti che hanno implicato litigi, competizione accanita, violenza e abuso di sostanze. Essendo un sensibile operatore di luce, a volte puoi assorbire senza volerlo le energie dolorose degli altri, quando agisci a fin di bene per poter aiutare qualcuno. Mi raccomando, chiedi agli angeli di farsi carico di questo dolore, perché sono equipaggiati per smaltirne la tossicità radioattiva senza farsi del male. Sei pronto a depurarti? Bene, allora compi l'azione che adesso ti sto dicendo. Siediti o distenditi in una posizione comoda in modo che la schiena non tocchi nessuna superficie. Ad esempio, prono, ti puoi sdraiare prono su un fianco oppure al bordo della sedia. Dietro la schiena non deve esserci niente. Poi respira a fondo e formula questa invocazione mentalmente o ad alta voce. Quindi qui va bene, sia nella mente o a voce alta. E qui c'è da scriverla. Arcangelo Michele, ora io ti invoco. Ti prego di usare il magnete della guarigione divina per far uscire tutte le energie legate alla paura, alla rabbia e alla gelosia dalla mia schiena, dal mio collo e dalle mie spalle. Ti prego di aiutarmi a provare compassione per coloro che mi hanno inviato energie inferiori, affinché possano essere guariti dall'amore divino. Grazie per allontanare da me e dal mio ambiente tutte le energie e le entità tossiche basate sulla paura. Va bene? Io dico che non è solo mi sento una cosa, non è solo da altri. Infatti va bene per la tormalina nera, guardate che vi è uscita pure la pietra giusta, vi è uscita, eh? Guardate che sincronicità pazzesca. Pure la pietra giusta avete qua, proprio che vi può aiutare in questo lavoro con l'Arcangelo Michele, chiedendo di far uscire da schiena, spalle, collo, schiena, spalle, collo. Qua secondo me c'è anche del vostro, comunque, qualcosa di tossico di vite passate, qualcosa di questo tipo, eh? Scusate, ma mi piace tanto la tormalina che ce l'ho qui, poi uno magari non capisce che lettura sto facendo, però non posso smettere proprio, mi piace proprio tanto, ce ne ho diverse a casa anche di diverse forme, altre forme. Allora, questo esercizio di depurazione ti serve, lo puoi fare qualvolta quanto ti serve, ogni volta che tu reputi che hai assorbito qualcosa e quindi dici mi voglio ripulire, mamma mia sta persona qua com'è pesante, oppure hai invitato a casa tua persone pesanti e senti proprio anche a casa che magari dici nel dubbio io, ok, chiedo una depurazione. Chiedi anche mentalmente se vuoi depurazione di casa, la puoi anche chiedere, anche se lì va bene magari passare il Palo Santo, volendo, dopo che vanno via queste persone, buttare del sale fuori dalla porta, eccetera, eccetera. Ogni tanto fallo perché è buona regola questa comunque. Poi c'è questo esercizio magnifico che funziona con l'Arcangelo Michele, dove chiedi proprio che vengano tolte queste energie, perché sei una persona, un operatore di luce, una persona anche molto empatica, magari purtroppo ti attacca. Vediamo ancora qua un po'. Ecco qua, qui dobbiamo andare verso una strada nuova, cara anima, verso proprio una luce, verso una tua ascensione, verso una crescita molto spirituale, personale. Qui c'è da cambiare proprio anche una visione di qualcosa che potrebbe essere legata proprio a cose sia spirituali, che magari ancora devi entrare in certi concetti, o proprio anche terrestri, cioè di visione diversa di qualcosa, comunque qualcosa che deve assolutamente, diciamo,
cambiare. Guardate quanti colori abbiamo, sia la terra che le stelle. Questa persona che diciamo c'è tutte queste geometrie, qua c'è un quadrato, poi sopra un triangolo e poi un cerchio, no? Un po', come dire, una nuova persona, una cosa del genere, cioè una nuova te, ecco, o un nuovo te, se sei un uomo, insomma, però andiamo verso questo tipo di novità, quindi secondo me significa anche che presto avrai delle energie in aggiunta, delle cose in aggiunta che ti potrebbero arrivare. Questo è quello che mi arriva per te, eh? Allora andiamo avanti, vediamo dai miei oracoli i messaggi divini, un ulteriore messaggio per te, mi raccomando, il primo sul blocco, su quello che ti sta bloccando adesso, quando lo trovi è sempre valido, eh? Se ti ricapita fra 3 mesi e non ti ricordavi più, riscegli questa, vuol dire che già ti sei di nuovo riempita, cara anima. E lo devi rifare, va bene? Vediamo che messaggio c'è. Mentre dormi ricevi informazioni importanti anche se non ricordi nulla. Addormentati chiamandoci 010111. Qua è un messaggio ancora di conferma che se qualcuno sta sognando e si ricorda, buon per lui. Se non ti ricordi, non è che non va bene. Va bene lo stesso perché viene tutto registrato proprio nell'inconscio. Quindi non ti preoccupare, ti stanno dando degli aiuti anche di notte. La cosa bella che puoi fare è addormentarti di notte prima di dormire chiamando mia famiglia di luce venite, miei angeli venite, mie guide venite. Questi numeri 010111, se avete a casa dei libri di significato angelico, lo potete vedere. Se no, c'è qua sul mio canale una playlist dedicata, proprio è la playlist numeri degli angeli, dove andrete a guardare se volete l'1 e l'11. E poi possiamo vedere anche l'ora, l'una e 11. Sono tutti numeri collegati che vi porteranno un ulteriore messaggio quando tu trovi questo video, ovviamente. Mi raccomando l'esercizio e questa nuova persona, nuova energia che sta arrivando, che sta nascendo. Cara anima che hai scelto la tormalina nera, appunto te la ricordo perché è una pietra che comunque ti può servire sicuramente. Nella protezione, mettila in casa vicino all'ingresso, magari anche in camera da letto. Questa sarebbe da averne almeno due o tre in casa, di queste qua, in diversi ambienti, sia dove c'è comunione con altre persone, quindi dove si mangia, la cucina, la sala da pranzo, anche insomma tra ingresso e sala, insomma dove c'è il passaggio, no? Vicino al letto, perché è importante anche per la notte, questa qua, quindi poi magari in una camera di qualcuno. Se qualcuno necessita, insomma, in bagno non serve, magari dove si dorme, dove c'è un figlio, in un'altra stanza di qualcuno, ecco, è importante. Cara anima, grazie mille, questo era quanto. Lasciami un like al video se ti è piaciuto, iscriviti al canale e io proseguo. Lettura numero 2. Chi ha scelto la florite verde? Questa magnifica florite verde. Oggi non mi stacco dalle pietre, proprio. Allora, andiamo con la nostra mercabina carina qua. Vediamo intanto subito, boom, il blocco con annesso esercizio per te di cui ti invito a prendere nota e a farlo ogni qualvolta ti si presenta questa occasione, questo problema, questo momento. Cioè, chiamalo come vuoi. Ma tu sentirai quando è il momento, dopo che l'hai ascoltato, di quando ti potrà servire poi questa cosa. Segnatelo. Segnatelo. Allora, partiamo intanto con il blocco. Vediamo, questo video è sempre valido, eh? Arcangelo Raffaele ti è arrivato. L'angelo della guarigione è al tuo fianco e ti sostiene nel tuo lavoro di guarigione. Ti sostiene nel tuo lavoro di guarigione. Quindi qui c'è proprio, o l'avete già anche invocato, perché insomma è famosa questa cosa che l'Arcangelo Raffaele, gli angeli del raggio verde aiutino proprio nella guarigione. Quindi qui c'è proprio la presenza dell'Arcangelo Raffaele a fianco a te. E che colore noi abbiamo in questa lettura? Verde. Beh, è chiaro, no? Le tue preghiere per guarire te stesso o gli altri sono state ascoltate e hanno ricevuto una risposta dall'Arcangelo Raffaele, il guaritore supremo del regno angelico. Raffaele, il cui nome significa Dio guarisce, ti offre una guida e alcuni suggerimenti utili per la tua salute. Quindi
Quindi segui qualsiasi impulso a fare il movimento, mangiare in modo sano, smettere di bere alcolici, fumare e così via. Raffaele può aiutarti a ridurre o eliminare le voglie malsane se glielo chiedi. Inoltre, può rafforzare la tua motivazione e fare attività fisica. Se ti senti chiamata ad aiutare gli altri nell'ambito della salute, i tuoi cari, i tuoi clienti, gli animali, chiedi a Raffaele di guidare le tue azioni e le tue parole. Raffaele farà di te il tramite dell'energia guaritrice di Dio, trasformandoti in un canale della luce e dell'amore divini. Raffaele è felice anche di guidarti nella tua formazione per diventare guaritore, se glielo chiedi. Magari qualcuno già ha un suo talento di questo tipo, magari già fai un'attività di questo tipo, a livello olistico magari, o fai massaggio, comunque tratti le persone, qualcosa del genere. C'è sempre questo arcangelo che non è che devi essere un medico per invocarlo, lo puoi invocare anche nel tuo piccolo e diventare tu stessa o tu stesso un guaritore attraverso proprio questa energia divina che potrà essere canalizzata proprio, anche catalizzata, insomma, tramite le tue mani, magari, no? Allora, prendi nota adesso perché abbiamo l'esercizio. Allora, l'energia guaritrice dell'Arcangelo Raffaele è di colore verde smeraldo. Visualizza, quindi questo devi fare, visualizza, scrivilo, una luce verde smeraldo intorno a chiunque abbia bisogno di supporto per guarire. Anche se non la vedi distintamente, stai pur certo che la tua invocazione di guarigione è andata a buon fine. Quindi qui abbiamo non tanto la formula, ma abbiamo proprio la visualizzazione che devi fare. Qui con l'Arcangelo Raffaele ti ha richiesto la visualizzazione appunto di questo raggio verde. Mi raccomando, chi fa il raggio verde del percorso di 7 raggi può usare tranquillamente i decreti che trova proprio nei 7 raggi, che è un percorso che io vi spingo sempre a fare tutti i giorni un raggio. Il raggio del giorno è un discorso proprio metafisico, un discorso di maestri ascesi, di Chohan, di Elohim, va bene, di arcangeli, arcangeline, insomma maestri ascesi, persone proprio, diciamo, di altissima energia. Quindi qua puoi farlo sia per te stesso, ma anche per qualcun altro. Questa magnifica energia di Raffaele, raggio verde smeraldo, mi raccomando anche il raggio verde. Chi vuole trova la playlist dei 7 raggi qui sul mio canale, va bene? Se hai bisogno di essere disintossicata, cara anima, qui lo puoi fare tranquillamente. Se senti che questo periodo, che ne so, hai fumato non so quanto, magari non dico alcolici, ma vabbè, un bicchiere di vino non significa bere alcolici, attenzione, eh? Anche due, una pranzo, una cena, adesso non esageriamo, no? Però proprio l'attaccamento lo senti quando diventa malsano, no? Cioè che dici proprio, oddio, devo andare a bere, no, quella cosa, la grappa, ecco, super alcolici, che ne so, ecco, queste cose qua. Oppure anche tossicità alimentare, magari uno mangia in un modo, come si dice, da schifo, scusate il termine, no? Quindi a volte ci rendiamo conto, mica uno per sempre, no? Però quel periodo lì magari ci è preso così. E quindi possiamo riparare, chiedendo già di darci più forza, perché sappiamo benissimo che insomma ci vuole un po' di grinta, no? Per riuscire a staccarsi da quella cosa, dal mangiare quella cosa lì, ci vuole la forza, no? E anche facendo un po' di attività fisica. Quindi chiediamo proprio all'Arcangelo Raffaele di aiutarci in questo senso, in questa purificazione, in questo detox, direi, eh? Vediamo un po' le energie intanto. Qui abbiamo un po' di sbagli, cara anima, che facciamo, però qui dobbiamo essere più centrati verso noi stessi. Noi non dobbiamo fare questo scambio, prenderci le cose degli altri, o addirittura, la peggio ancora, che magari proiettiamo, diciamo, le nostre cose sugli altri. Ognuno è un essere divino a sé, oppure colpevolizziamo sempre gli altri perché magari non è mai colpa nostra, è sempre colpa degli altri. E no, questo non va bene, cara anima. Quindi più centratura qua, più internamente. Qui siamo molti, secondo me, non lo so adesso, poi fatemi sapere nei commenti ovviamente, ma non solo per questo, anche per altre cose insomma di cui abbiamo parlato, dei segni d'acqua che abbiamo qua, secondo me ci sono, perché qui siamo un po' caratterizzati da energia di acqua, quindi un po' di emotività in più, un pochino più di essere un po' più alti, bassi, alti e bassi, alti e bassi, non sempre stabili, ecco, ma c'entra molto qua. Perché l'instabilità, perché ti è uscito di chiedere a Raffaele la forza eventualmente per un detox, per sistemarti un pochino, per disintossicarti un po', perché
C'è stata questa cosa qui, c'è anche forse a livello di modo di fare, magari molti sono incostanti, magari stanno benissimo 20 giorni, fanno tutto a stecchetto e poi non sono costanti. Ecco perché c'è bisogno qua proprio dell'Arcangelo Raffaele. In ultimo vediamo adesso un messaggio divino dei miei oracoli, vediamo cosa ti esce. Prosegui la tua missione sulla terra. Realizza il tuo scopo divino senza indugi o esitazioni. 999, intanto te lo dico subito, è un numero che comunque c'entra molto col messaggio che devi andare ad approfondire. Lo puoi fare in due modi. Uno, se hai un libro a casa di numeri angelici, lo puoi consultare, cercati il 9, se c'è, non lo so, il 99 e poi il 999. Due, c'è la mia playlist qua sul canale Quinta Dimensione Letture, appunto, vai sotto playlist del mio canale, cerca numeri degli angeli e poi vai a cercare il video corrispondente del 999 999. Va bene? Realizzare questo scopo divino, qua dobbiamo capire che c'è una missione che devi fare. Ci sono diversi video che li puoi cercare qua sul mio canale YouTube sulla missione della vita. L'ho fatto, lo scopo della vita, la missione della vita. Poi se uno lo vuol fare in privato, certo che sta più sicuro. Si può fare anche, magari uno prende una consulenza normale, guardiamo altre cose, poi se ci scappa tempo, insomma, facciamo anche la missione, volendo, della vita. Così come tanti fanno il consulto e poi mi chiedono i numeri, glieli do lo stesso, insomma, no? Magari uno dice non è abbonato, però quando parlo con te, che ne so, una volta al mese o 2 mesi, me li dai tu i numeri. Cioè, va bene lo stesso, cari anime, non è che dovete trovare il servizio missione della vita, lo chiedete mentre parlate con me, se volete. Qui c'è una missione che devi scoprire, vai a vedere, chiedi anche nella Akasha, magari c'è anche lì la meditazione gratuita sul mio canale, di entrare nel tuo registro akashico, anche quella è molto valida, la puoi sempre fare, cara anima, questa, eh? Ripeto, se no ci sono le consulenze private, uno si fa la sua sessione, almeno siamo sicuri che, insomma, che sia più per te. Però molte indicazioni ti arrivano, cara anima, siamo noi che le ignoriamo, non c'è bisogno sempre del mentore esterno. Vero è che in certi momenti della vita ci serve, assolutamente. Per poi, diciamo, accompagnarci, no? In certe fasi, in certi momenti della nostra vita e poi noi camminiamo con le nostre gambe, ok? Però sappi che tante di risposte, anzi tutte, ci sono già dentro di te, eh? Poi è chiaro che uno un attimo magari non le capisce. La presenza io sono, vai a leggere anche su quintadimensionaletture.it. C'è il grafico presenza io sono, sotto la voce di menu contenuti trovi proprio un sacco di servizi. C'è la barra cerca e poi la lente, no? Sapete quando andate nei siti cercate, scrivete quello che volete e cliccate poi su cerca. Ecco, cercate grafico presenza io sono, così vedete cos'è il vostro sé superiore, cos'è quando dite l'istinto, ma com'è che sentivo io questa cosa, mi la sentivo, lo sentivo. Ecco, è la presenza io sono, studiatevela com'è e imparate a dargli retta. Cara anima, questo era quanto, grazie mille di essere stato o stato qui con me, lasciami un like al video, iscriviti al canale, io ti saluto, ti ringrazio, saluto tutte quante le anime qua all'ascolto, cari anime vi ricordo la domandina, chi vuole una rispostina veloce può andare su ko-fi.com, cliccate qua sotto nella descrizione del video, cliccate su ko-fi.com, quinta dimensione letture, fate la piccola donazione, poi mi fate la domanda nei messaggi privati e vi rispondo, poi c'è wisio.com, ricordo anche lì faccio dei video consulti privati. E su quintadimensionaletture.it c'è una varietà proprio di servizi, tanta, c'è anche la nuova, diciamo, scuola di ascensione che in realtà c'è già da prima, in realtà la stavo già facendo, però molti mi chiedevano più informazioni, quindi l'ho messa un pochino più chiara come cosa. Potete fare diverse lezioni con me ogni mese andando verso proprio, essendo accompagnati, se volete che vi faccia da mentore, diciamo, con tutta l'umiltà ovviamente possibile, tutti i miei limiti, chiaro, perché sono sulla terra, quindi comunque. Se volete farvi guidare una mano, un aiuto in questo momento, quando volete voi, si può fare. Ci sono tanti servizi, care anime, i trattamenti di luce, se avete bisogno di una pulizia, ma di quelle forti, energetiche, no? Cioè, se non trovate qualcosa, scrivetemi un'email come fanno in molti che mi dicono qual è la situazione, poi dicono: ma tu, Aura, cosa dici? Cosa è meglio che faccio? Perché prima di acquistare vorrei essere sicura o sicuro, insomma, che ci sono anche tanti uomini, tra l'altro, non è solo cosa donne questa. Quindi, allora, care anime,
Ripeto, quintadimensionaletture.it c'è anche la parte di lettura, c'è tutto. Fate un giretto anche sul sito. Per il momento grazie mille, se volete guardate qualche altro video nelle playlist di altri argomenti, questo è un canale di studio. Grazie a tutti quanti voi di essere stati qua, vi ringrazio di cuore davvero a tutti quanti. Commentate, fatemi sapere e vi aspetto presto su Quinta Dimensione Letture per un nuovo video insieme a me. Ciao a tutti, grazie!